Tragedia in spiaggia, giovane muore annegato, un ragazzo di 21 anni del Camerun è morto mentre faceva il bagno in mare a Viareggio, forse un malore in acqua la causa dell'annegamento, inutili soccorsi. Gianni Del Ghingaro, Intesa ritrovata, avanti con la Via del Mare, con la nomina di Massimo Lucchese alla guida dell'autorità portuale si ricuce lo strappo, il sindaco blinda il progetto dell'asse di penetrazione nella Pineta, ma Gianni apre agli ambientalisti. Paura per la nube nera, nessun rischio per salute e per l'aria, ARPAT e ASL escludono conseguenze per l'ambiente e per le persone, il devastante incendio alla Corbo Novus a Massa domato in nottata, polemiche sulle comunicazioni ai cittadini. Il ministro Antonio Tajani incorona Costagliola sindaco, il segretario nazionale di Forza Italia arriva a Viareggio e lancia l'ipotesi dell'ex assessore come candidato azzurro, ma bisognerà trattare con gli alleati del centrodestra. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia, dalla Costa Puana. Apriamo purtroppo con questa tragica notizia, un ragazzo poco più che ventenne purtroppo morto in mare per annegamento. Sono stati inutili i soccorsi. Sentiamo il servizio di Roy Lepore. Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì nelle acque antistanti il Bagno d'Ori a Viareggio. Un ragazzo di 23 anni di nazionalità del Camerun, Gurlan Serge Goat, ha perso la vita annegando in mare nonostante l'intervento dei bagnini del Dori e della Flora che l'hanno rianimato una volta portato a riva insieme al medico intervenuto con l'ambulanza della Croce Rossa. Faceva parte di una comitiva che avevano trovato alloggio nel pomeriggio sugli scogli del Moro. L'allarme è stato dato da alcune ragazze che erano in pedalò. Sono intervenuti anche alcune persone che erano in mare. Infatti l'ha visto la ragazza lì, la ragazzina, però magari lui era già da tanto che era così, ha bevuto dell'acqua e nessuno si è accorto prima di questa ragazzina. Cioè, se magari prima qualcuno lo vedeva, magari non si sa. Sul posto anche personale della Capitaneria di Porto per i rilievi del caso. E restiamo a Viareggio, ma parliamo dello sviluppo del porto perché con la nomina di Massimo Lucchesi alla guida dell'autorità portuale si sblocca l'impasse politico. Il governatore Gianni e il sindaco Del Ghingaro hanno dato un nuovo slancio all'accordo firmato lo scorso dicembre. Sentiamo questo servizio. Sul porto si sono divisi, al porto si sono riuniti. Sembra tornato il sereno fra Giorgio Del Ghingaro e Eugenio Gianni. Al mercato ittico, dopo mesi di scontri a distanza, i due hanno rinsaldato l'accordo di programma firmato a dicembre. Stavolta suggellato dall'intesa, ormai inevitabile, su Massimo Lucchesi alla guida dell'autorità portuale regionale. Il nome dell'ex presidente dell'autorità di bacino, ingegnere viareggino in quota PD, ha sbloccato l'impasse che teneva in scacco lo sviluppo del maggiore asset economico della città. E così si annuncia un nuovo slancio ai tre pilastri del porto, Via del Mare, Sabbiodotto e Triangolino. Abbiamo la necessità di una stretta, forte concertazione perché si arrivi attraverso l'autorità portuale a maturare quello che è il piano portuale. È giusto che sia il Comune di Viareggio con la Regione Toscana a tracciare le linee che poi il segretario dell'autorità portuali trasformerà in indicazioni operative. Siamo qui fra i pescatori e conseguentemente tutti abbiamo in testa anche quello che è avvenuto quest'inverno dopo le mareggiate, la difficoltà per la loro attività a entrare nel porto. Su questo siamo ormai alla fine del progetto del Sabbiodotto che sarà un'opera importantissima proprio perché consentirà in modo permanente di togliere quella sabbia. L'arrivo di Lucchesi chiude la lunga fase commissariale affidata ad Alessandro Rosselli. Sarà al lavoro dal 1 settembre. Non è un ruolo da protagonista che deve, come dire, essere per forza la ribalta degli obiettivi, ma è un lavoro che deve essere fatto continuamente, con attenzione, con diciamo, rispetto anche istituzionale delle amministrazioni, perché naturalmente portano avanti ognuno le proprie opinioni, i propri interessi e quindi deve essere un percorso, un lavoro equilibrato. Tra i primi compiti la pianificazione dell'escavo del porto per i mesi invernali e un confronto serrato con l'amministrazione per arrivare alla stesura del piano regolatore portuale. E chiaramente io mi devo confrontare anche un attimo ora con la struttura uscente, con il commissario per capire le tempistiche, le problematiche che hanno avuto eccetera eccetera. È chiaro che tutto quello che si può pianificare è fondamentale per un porto.
Ma al centro dell'accordo resta la realizzazione dell'asse di penetrazione, lo ha ribadito con forza il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che rivolgendosi ai comitati no asse ha ribadito che il progetto rimarrà quello già approvato dal comune. Cioè questa narrazione che fra me e Gianni ci sia non è mai esistita, con Eugenio ho un rapporto personale di amicizia da tanti anni, è chiaro che io dico quello che penso, l'ho sempre detto. E sul porto di Viareggio c'era bisogno di un passo in avanti e di un salto di qualità. Minimizza sui toni duri dei mesi scorsi il sindaco Giorgio Del Ghingaro, conferma che preferirebbe cancellare l'autorità portuale e riportare il porto in mano al comune, ma adesso con Massimo Lucchesi è pronto a lavorare, chiedendo anzitutto discontinuità sulla gestione dell'escavo, dopo un inverno drammatico per i pescatori a causa dell'insabbiamento costante dei fondali. È ora che si pianifica l'escavo dei prossimi mesi, non è a settembre, ottobre, novembre, va fatto ora, intanto in attesa naturalmente che entri in funzione il sabbiodotto. Prima che entri in funzione il sabbiodotto c'è da pianificare l'escavo, che non può essere fatto in via straordinaria, deve essere pianificato. Il nodo cruciale dell'accordo resta la via del mare. Il progetto è ancora da mesi allo studio degli uffici regionali, che hanno chiesto integrazioni al comune. Gianni, incalzato dai comitati no asse presenti alla conferenza, ha promesso di portare le loro proposte alternative alla pista riservata al passaggio degli yacht in Pineta alla riunione operativa che si terrà a breve insieme al sindaco e ai tecnici della regione e del comune, mentre Del Ghingaro ha risposto fermamente che il progetto resta quello approvato in consiglio comunale. È un progetto che è stato valutato e validato dall'Università di Pisa tra varie proposte, tra varie possibilità, diciamo così, di scelta del tracciato, è quello compatibile col PIT regionale, è quello scelto dall'amministrazione comunale, ovviamente è un progetto assolutamente sostenibile che va nell'ottica dello sviluppo della nautica di Viareggio. Voltiamo pagina, andiamo a Massa, dove è rientrata l'emergenza per il vasto e spaventoso incendio in una ditta nella zona industriale, fiamme domate, ma è stata una nottata di paura, di forte disagio per i residenti della zona. Il punto in questo primo servizio. È stato domato poco dopo mezzanotte lo spaventoso incendio che intorno alle 19 è scoppiato nel piazzale della Corbo Novus di Massa, azienda che produce componenti per la nautica. A fuoco un notevole cumulo di rifiuti e altri materiali stoccati nel piazzale esterno dello stabilimento di Via Dorsale, in zona industriale quasi al confine con Carrara. Secondo i vigili del fuoco, arrivati con un dispiego di 25 unità da Massa, Lucca e La Spezia, a prendere fuoco è stata soprattutto vetroresina. La colonna di fumo, nera, ha invaso il cielo, visibile da chilometri di distanza, e il vento ha influito a diffondere i fumi e i cattivi odori fino a Sarzana. Nessuno è rimasto ferito né intossicato dai fumi, da quanto riferito dal 118. In serata è stato attivato in prefettura il centro coordinamento soccorsi. Non sono state disposte ordinanze da parte del sindaco Francesco Persiani. Al momento, in base ai primi rilievi eseguiti, le autorità escludono elementi di tossicità dei fumi diffusi, come la presenza di diossina temuta dagli abitanti della zona, ma saranno le analisi e i campionamenti di ARPAT, attesi in queste ore, a fugare ogni dubbio. L'emergenza è comunque rientrata. La Protezione Civile di Carrara a metà mattinata ha informato che è possibile riprendere ogni normale attività e non ci sono problemi ad aprire le finestre e aerare i locali delle abitazioni. Una nottata comunque di grande ansia e forte disagio per tutta la popolazione locale, costretta in via precauzionale a tenere appunto porte e finestre chiuse. Disagi ma anche tanta rabbia fra i cittadini per le scarse comunicazioni da parte degli enti locali, tempestati di telefonate ai centralini per avere informazioni. Sulle cause dell'incendio stanno indagando le forze dell'ordine, dovranno chiarire cosa abbia innescato il rogo e se l'azienda abbia rispettato tutte le prescrizioni di sicurezza nello stoccaggio di rifiuti infiammati a cielo aperto. E la ASL insieme a ARPAT hanno escluso conseguenze per la salute e per l'ambiente, ma come sentivate c'è anche la questione delle comunicazioni arrivate alla cittadinanza in una nottata davvero difficile anche sul piano della sicurezza. Ma sentiamo. Per fortuna i dati di ARPAT oggi ci hanno rassicurato sul fatto che non sono state emissioni nocive e l'ASL Toscana Nord-Ovest ha detto che in realtà non ci sono stati problemi per la salute. Questo è già un dato importante. Sono arrivati nella tarda mattinata sul tavolo del sindaco Francesco Persiani le rassicurazioni da parte di ARPAT e ASL a seguito dei campionamenti eseguiti sul posto, insieme ai primi dettagli sui materiali andati a fuoco, ovvero imballaggi, taniche, barattoli che avevano contenuto vetroresine, solventi e vernici, materiali ferrosi, legno, parti di vetroresina.
Mentre le opposizioni attaccano sulla lentezza delle comunicazioni ai cittadini, il sindaco precisa: e abbiamo comunicato tutti i dati tempestivamente appena siamo stati in grado di dire cose certe, scientificamente dimostrate e attestate dagli organi competenti. Quindi questo è stato il nostro dovere, la nostra competenza. Io credo che la situazione sia ora sotto controllo, vorrei rassicurare tutti. Decisivo l'intervento massiccio dei vigili del fuoco che nel prelevare i rifiuti infiammati si sono avvalsi del caricatore meccanico messo a disposizione dalla CERMEC, la società pubblica di raccolta e trasformazione rifiuti individuata dalla prefettura. Due operatori dell'azienda, Marco e Davide, hanno aiutato per tutta la notte i pompieri nel sollevare i bidoni in fiamme, come ci raccontano i dirigenti della società. Il cumulo era molto, molto grosso, se senza questo mezzo probabilmente l'intervento di estinzione dei vigili del fuoco, come ci ha confermato lo stesso comandante della squadra, sarebbe durato non qualche ora ma probabilmente molte ore, forse anche questione di giorni. Si sono buttati a lavorare e vi dico con un coraggio incredibile, perché io poi ero presente sul luogo e non vi nascondo il timore che ho provato. Marco e Davide erano proprio dentro al fuoco. L'intervento dei nostri ragazzi è stato determinante. La politica ci riporta a Viareggio, dove è arrivato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha indicato il possibile candidato sindaco di Forza Italia. Io credo che sarebbe un ottimo sindaco. Si voterà fra qualche mese, nel 2025, quindi c'è tempo. Però ritengo che Ciro possa essere la persona più giusta per aggregare consensi non soltanto all'unità del centrodestra, ma anche aggregare consensi al di là dei confini del centrodestra. L'accordo sarà fatto a livello locale, a livello regionale, ma se volete il mio parere ritengo che sarebbe non soltanto un ottimo candidato, ma anche un ottimo sindaco. Con queste parole, a margine di un incontro con gli industriali della nautica, il club nautico Versilia, il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani, ha eletto Ciro Costagliola a candidato sindaco di Viareggio. Quello dell'ex vice sindaco e assessore alla cultura della giunta Lunardini, stretto collaboratore della deputata versiliese Deborah Bergamini, è il nome che gli azzurri porteranno sul tavolo degli alleati, per trovare poi un candidato unico del centrodestra. Lui ha espresso naturalmente un parere di apprezzamento nei confronti di un'ipotesi di candidatura di Ciro Costagliola, che chiaramente andrà vista con gli alleati perché, come per tutte le cose, però ha espresso un gradimento rispetto all'operato di Ciro Costagliola e questo ci fa piacere. Il ministro degli esteri, con delega al commercio internazionale, ha sottolineato il peso della nautica viareggina nell'export italiano. Uno dei mercati più interessanti in questa fase espansiva del settore è senz'altro la Cina e proprio in questi giorni la Premier Meloni è stata a Pechino per riavviare le relazioni commerciali dopo l'uscita dalla Via della Seta. Ma noi siamo usciti dalla Via della Seta, ma abbiamo rivitalizzato l'accordo del 2004 e la missione della Presidente del Consiglio ha rafforzato questa riapertura di un dialogo, di cui stiamo lavorando per cercare di incrementare ancora di più l'export, ma già ci sono ottimi risultati, ma si può sempre fare di più, quindi sto ascoltando le opinioni, le idee di tanti imprenditori. Torniamo a parlarvi dei guasti alla rete elettrica che ci sono stati nei giorni scorsi a Marina di Pietrasanta. C'è stato un incontro tra vertici Enel e l'amministrazione comunale. Si prevedono 19 nuovi dorsali fra media e bassa tensione a servizio del territorio di Pietrasanta e Marina. Interventi già programmati da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel, per potenziare la rete elettrica pietrasantina. Partiranno in autunno, sono stati presentati come piano generale nel corso di questo incontro nella sede municipale di Pietrasanta in via Capriglia con una delegazione dell'azienda. In tutto in autunno saranno poi stesi 12,5 km di nuova rete di media tensione, 16 di potenziamento reti di bassa tensione. L'amministrazione chiaramente ha lamentato i forti disagi all'utenza sia residente che turistica per i disservizi dei giorni scorsi con la corrente saltata per molte ore.
Parliamo di tutt'altro, andiamo a Forte dei Marmi con le immagini della cena sotto le stelle che vi è stata qualche sera fa al Maitò, Maitò di Forte dei Marmi, che ha proposto un appuntamento in pieno stile Forte Marmino per celebrare l'estate e la vacanza italiana. Clienti e ospiti hanno potuto condividere quella che è stata definita una cena da sogno, che è stata curata dallo chef doppia stella Michelin Giuseppe Mancino del Piccolo Principe e dal chef del Maitò Giacomo Beani. Poi ci sono stati gli intrattenimenti, l'eccellenza italiana dello yacht, ricordiamo la proprietà del Maitò Forte dei Marmi che è quella del gruppo Onesti, proprietaria anche dei marchi AB Yacht e Maiora con la Next Yacht Group, e sono stati gli yacht a fare da corollario alla serata con l'arte della galleria Tornabuoni, diversi volti noti presenti nel mondo dell'imprenditoria, del giornalismo, delle autorità regionali chiamati appunto a raccolta per questa serata voluta per celebrare l'estate in stile, come definisce la proprietà del Maitò, italiano, insomma un'occasione mondana ma che ha portato anche un notevole indotto con i fornitori del territorio. Mi fermo qua, è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio ancora la programmazione di Noi TV.